Ciao ragazzi, un saluto dal vostro Mr. Crypto. Mi presento. Mi chiamo Mr. Crypto e da oggi apro questo blog perché voglio raccontare a tutti che cos'è veramente il mondo crypto, come ha cambiato la mia vita e come sta iniziando a cambiare la vita veramente di tutti quanti. Lo voglio fare però in modo semplice, non in un modo complicato. Perché devo dirvi la verità, io in questi 7 anni che sono nel mondo cripto ne ho viste veramente di tutti i colori. E ho visto salire in modo impressionante e guadagnare un sacco di soldi, ho visto perdere e scendere in modo impressionante, ho visto perdere un sacco di soldi a delle persone. Ho provato per i primi 3 anni un sacco di truffe, cose che sembravano bellissime, e ho perso un sacco di soldi in tantissime truffe. Ma nel frattempo ho fatto anche tantissimi soldi col mondo cripto, al punto da uscire dal mondo finanziario tradizionale e rimanere solo e più esclusivamente vivendo grazie al mondo cripto, di cui oggi veramente io non posso solo che parlarne bene, ma avvertendo tutti quanti dei pericoli che ci sono e delle persone che ci sono dietro a questi progetti. Allora, vi dico già da subito che nel mondo cripto e in Bitcoin si possono fare tantissimi soldi. Sì, è vero, in tutti i modi, sia in modo automatico che in modo normale. Ma prima di parlare di quanti soldi si possono fare o di quanti eventualmente ne possiamo perdere, bisogna essere consapevoli di una cosa: nulla ti viene regalato, per nessun motivo, mai. Anzi, è tutto molto difficile, addirittura troppo tecnico. Ed è per questo che finalmente mi sono deciso a fare questa videoguida dove vi informerò su tutto il mondo cripto, ma in modo semplice, perché le persone normali non sono trader, non capiscono di grafici. Troppe persone non riescono, e ha ragione, a intendere tutte queste linee, questi problemi che si creano dietro il mondo cripto. Ed ecco perché voglio fare questa sezione invece di cripto facile, cioè spiegare le cripto proprio come sono e raccontarvi che di cripto si può vivere e come si può vivere di cripto. Per dirvi tutto questo, vi racconto da subito, partendo da questa pagina, che almeno un minimo di informazioni su che cosa è Bitcoin andate a vedervela. Quindi andate su Wikipedia, cercate la parola Bitcoin e apritevi la pagina di Bitcoin. C'è tutto il mondo ovviamente di Bitcoin, ma vi dico già che non è così interessante sapere tutto per forza. Anzi, basta sapere le prime poche cose. Leggetevi le prime 4 righe che ci sono. Ovviamente ognuno ce l'ha nella lingua che preferisce. Usate il Google Traduttore, la traducete e sempre in italiano andate a leggervi qualcosina su Bitcoin. Scoprirete chi è, come è nata, quando è nata, quante monete ce ne sono disponibili, come funziona. Non voglio tediarvi con tutto questo perché a noi alla fine interessa, si può guadagnare o no soldi con Bitcoin? Certo che si può, ma almeno sapere chi è Bitcoin. Sapere che Bitcoin lavora su una blockchain, che è appunto una catena di nodi, una rete di nodi che autorizza la transazione quando un nodo appunto ha detto ok, si può realizzare, e questa catena si chiama blockchain. Quindi andate a cercarvi che cosa è la blockchain. La blockchain, cioè in spagnolo qua è catena de bloques, però in italiano si chiama catena di blocchi, semplicemente in inglese si chiama blockchain, ed è appunto dove nasce Bitcoin, come si muove e come funziona. Anche qui non vi serve sapere tutto, però un minimo di informazione, giusto le prime 15 righe, andate a vedervele, giusto per sapere dove vi trovate. Capirete e vedrete che esistono diversi tipi di blockchain, che ogni moneta potrebbe avere una blockchain, le monete importanti ce l'hanno, e che Bitcoin ha un tipo di blockchain e Ethereum, un esempio, ne ha tutta un'altra. Ho detto Bitcoin e Ethereum perché sono le due monete più importanti oggi. Ethereum, esempio, serve per scrivere smart contract, contratti intelligenti. Bitcoin no, o almeno non ancora, o comunque non è per quello lì che funziona, serve per altro. E quindi andate a vedervi anche, giusto per vostre informazioni, dopo che avete scoperto cos'è la blockchain, andate a vedervi che cos'è un contratto intelligente, cioè uno smart contract, e come si funziona e come si utilizza. Vi dico già che, esempio, per utilizzare Ethereum e fare smart contract e interagire, si può tranquillamente avere un portafoglio che è MetaMask, dove voi con MetaMask avete il controllo dei contratti intelligenti, ok? E potete operare con molti siti. Dove andiamo a vedere il mondo delle criptovalute? Andiamo a vederlo su CoinMarketCap. CoinMarketCap è questo sito dove ci fa vedere un'istantanea
di tutte le criptovalute presenti nel mercato. In questo caso abbiamo ordinato le prime 100 criptovalute e ce le fa vedere qua: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Bitcoin Cash, Satoshi, Vision, EOS, Litecoin, Tether, Binance Coin, Tezos, Cardano, Monero. Possiamo andare giù quanto vogliamo. Ok, e ci dice per tutte sempre la stessa cosa: la capitalizzazione di mercato, cioè quanta moneta c'è in giro in questo momento e quanto vale, il prezzo al momento, adesso, il volume di scambio di adesso, della giornata in 24 ore, quanta moneta c'è in giro, quanti pezzi di questa moneta ci sono in giro, il guadagno che ha avuto nelle 24 ore sotto livello di percentuale e il grafico a 7 giorni, i 7 giorni di movimento di Bitcoin. E così di Ethereum, di Ripple e degli altri. Ok, per intenderci, andiamo a vedere esempio Ethereum, che è una moneta di alta capitalizzazione di mercato, ha comunque 25 miliardi 487 milioni 593 mila euro. Qua abbiamo Bitcoin con 171 miliardi 813 milioni 480 mila 928 euro. Stiamo parlando di movimenti enormi, giganteschi, con volumi di vendita di 38 miliardi 870 milioni al giorno, ok, di Bitcoin. Ovviamente Ethereum già la metà, 19, ma vedi, viene scambiata la metà, non è che c'ha la metà del prezzo, quindi Ethereum probabilmente ha un ottimo sviluppo avanti. Comunque queste cose le andremo a vedere. Effettivamente Ethereum oggi ci sta donando un bellissimo 14%. Immaginate di aver messo 1000 euro stamattina, adesso già ne avete 1140, ok? Questi sono i conti positivi, bellissima Tezos, che oggi ci sta regalando quasi il 25%, ragazzi, con 1000 euro stamattina, 1250 in questo momento. Comunque, detto questo, scopriamo che cosa c'è dentro una moneta. Quindi noi clicchiamo dentro Bitcoin e andiamo a vedere il movimento di Bitcoin. Ci dice il nome, ci dice quanto vale, ci dice la variazione e qua vedi puoi comprarla, gli scambi ci dice dove scambiarlo, sono tutte quante pubblicità queste robe qua. Il sito web ci manda al sito web originale di Bitcoin, che andiamo anche ad aprirlo per vedere cos'è, e questo qua è bitcoin.org, vedi, ci fa vedere il sito con lo sviluppo, le persone che ci sono dietro, i contatti, tutto bellissimo, come creare, che cos'è Bitcoin, ci fa vedere i video. Qua abbiamo il grafico che ci fa vedere appunto la vita di Bitcoin, questa è la vita, qui siamo al 2014 dove costava 90 euro, 100 euro più o meno, nel 2014 qua abbiamo un picco che ha ottenuto a 17.000 euro, quindi chi l'ha comprata a 90 l'ha venduta a 17, chi l'ha comprata a 17 probabilmente se l'è poi trovato anche a 5.009 qua, ok, che era poi solo l'anno scorso, chi l'ha comprata a 5.009 se l'è trovato tranquillamente a 3.000, anche meno, ok, 3.000, lo vedete, 3.000 in questo momento, chi l'ha preso a 3.000 di colpo se l'è trovato quest'anno a 11.003 e adesso se lo trova a 9.004. Cioè, Bitcoin è spaventoso, è mostruoso, gli utili che può fare sono impressionanti, così come le perdite, perché se qua è stato venduto è perché qua qualcuno l'ha comprato, qua ci ha perso già la metà, qua ha perso quasi tutto, qua sta riprendendo. Adesso, il perdere è una cosa molto relativa. In che senso? Esistono due tipi di persone. Esistono i trader, esistono gli holder. I trader comprano, vendono per fare piccoli guadagni, quasi scalping, diciamo, comunque piccoli guadagni. L'holder compra basso, vende alto, quando è alto, ok? Esempio, io vi dico tranquillamente, se io ho comprato Bitcoin a 3.002 qua, avrei potuto sicuramente venderlo a 11.000, perché ho fatto quasi un per 3, quasi un per 4 rispetto al mio investimento iniziale su un Bitcoin. Cioè, su un Bitcoin ci guadagno da 3 a 11, 8.000 euro, se ne ho 10 sono 80.000. Lo faccio in meno di 3 mesi, è buonissimo, no? Ok, devo anche sapere che se ho comprato Bitcoin a 9.8 c'è stato un periodo dove l'ho avuto a 6.007. Ecco, cosa vuol dire holder, comprare basso, vendere alto? Vuol dire che io potrei aver comprato tranquillamente anche Bitcoin qua a 295 euro e semplicemente non l'ho venduto neanche a 14.000 perché penso che Bitcoin vada a 25 e quindi lo tengo, ok? Non so quanto sia giusto o no, questo non importa. Magari è più giusto fare il trader che qua lo compra a 7.24, qua lo vende a 14, qua magari lo ricompra a 3 e qua lo rivende a 7. Ok, vabbè, si potrebbe pensare in mille modi. Questo è il mondo delle criptovalute. Dove compro e vendo le criptovalute? Negli exchange, e quindi entriamo negli exchange. Questo esempio è Binance Exchange, uno dei migliori exchange al mondo, dove vediamo il movimento di oggi di Bitcoin e vediamo che stamattina avrei comprato Bitcoin a... no, stamattina, qui siamo a il 20 di febbraio, non è possibile perché siamo ancora arrivati, l'8 febbraio, ok. Qui siamo all'8 di febbraio, pagavo Bitcoin 9.008
E qua siamo già al 9 di febbraio e lo vendevo a 10,3. Capisci che $500 di differenza sono un sacco di soldi, ma proprio tantissimi. Poi fatti in un giorno e mezzo, quindi è veramente tanto. Come vediamo che il movimento è stato questo, qua era a 10.000 scarsi, è volato a 10.180, qua ci sono di nuovo $190 di differenza, cioè, ed è stato fatto in meno di un minuto. Ok? E quello che sta facendo adesso, sta scendendo un pelino, ma stiamo parlando di Bitcoin a 10.300, dire che sta scendendo è ridicolo. Se andiamo a vederlo a 5 minuti, vediamo che il movimento è completamente diverso. 5 minuti fa Bitcoin, lo vedete? Questo è il movimento a 5 minuti. Allora, questa mattina 11.02, Bitcoin 9.860, quindi ieri diciamo, ieri 9.857, boom, è volato a 10.300, cioè ha preso €500. €500 da ieri a oggi su un Bitcoin. Quanti Bitcoin ho preso ieri? Due? Oggi ho fatto 1000 euro. Ma così è, in un giorno. Ed è la verità. Avete già visto prima che lo fa anche al contrario. Quindi occhio alla criptovaluta, occhio a farvi abbagliare dalle finte cose, ma questa è la verità. Cioè i grafici di Bitcoin sono la storia che viene raccontata. Questa salita è una salita impressionante. Bitcoin, questo è Ethereum, se guardiamo Ethereum ancora peggio, ieri l'11.02, ieri sera, ieri pomeriggio alle 4 era 222, oggi è 255. €30 su ogni singolo Ethereum, uno vale 200, €30. Quanti ne ho presi ieri? 10, oggi ho fatto €300. Quanti ne ho presi ieri? 20, dove ho messo poi €2.000, oggi ho fatto €600, ok? Ed è la verità, è questa, questo è un grafico che parla, ok? Parla da solo. Così abbiamo Bitcoin Cash, che si vede come sta esplodendo anche Bitcoin Cash, è una roba impressionante. Ieri lo pagavamo 4,26, oggi è 4,75, sono €50 in più su ogni singola moneta. È inutile che vi faccio i discorsi così, vi voglio però anche far vedere che se andiamo a vedere un grosso crollo, grosso non è enorme, però Bitcoin era 10.179, qua è crollato fino a 9.700, ha perso 400. Ok ragazzi, ha perso 400 ed è vero, ok, così come li ha guadagnati qua 500 come abbiamo visto prima, ma ricordatevi che ha perso 400 se io qua avessi venduto, avendo comprato da qua, io qua vendo, ok? Ma se io qua ho comprato un Bitcoin a 10.170 e qua non lo vendo a 9.700, io non ho perso, io ho sempre un Bitcoin in tasca, non è cambiato. Così come adesso che è arrivato a 10.325 in questo momento, ecco, io non ho più soldi in tasca in questo momento. Io qua ho sempre un Bitcoin, che era quello che avevo qua, che è quello che avevo qua e che se lo rimpicciolisco è quello che avevo qua, sempre un Bitcoin. Si entra, si guadagna in dollari nel momento in cui si decide da uscire, di uscire da questo mondo, ok? Se io sono dentro e compro, ragazzi, ve lo faccio vedere qua, un Bitcoin a 16.400, quando Bitcoin mi arriva a 4.600, io ho sempre un Bitcoin, è cambiato il valore contro il dollaro. Oggi chi ha qua Bitcoin, chi ha comprato 4.600 Bitcoin qua, o 3.400, e oggi lo vende a 9.400, ha sì 6.000 euro in più, ma è sempre il suo Bitcoin, è un Bitcoin, ok? Cominciate a iniziare a ragionare così anche voi, un Bitcoin è un Bitcoin, ok? Poi il modo per guadagnare lo vedremo più avanti. Qui abbiamo Bitcoin Cash e così abbiamo un sacco di altre monete, Dogecoin, abbiamo Binance, abbiamo una moneta che piace tantissimo a me, Pearl, e alla fine abbiamo i robot. Questi sono i robot, robot automatici, bot che andremo a vedere nello specifico più avanti. Sono bot che comprano e vendono da soli e fanno operazioni che portano utili di $40, 27, oggi sta guadagnando $13, tutti i giorni fanno qualcosa. Sono automatici, non gli si può chiedere magie, ma sono soldi che entrano a gratis. Ovviamente sempre con il rischio dell'investimento iniziale nel proprio wallet, quindi non soldi che hanno in mano altri, è sempre soldi che avete in mano voi nella vostra disponibilità, però sono lì a disponibilità. Il bot compra e vende e vi fa guadagnare questi soldi. Questo è il bot, esempio, andiamo a vedere USDT contro Link, ve lo faccio vedere molto velocemente, poi ve lo spiegherò. Il bot compra e vende qua, vedi, primo ordine ha comprato, ora comprerà il secondo, vende e fa guadagni. I guadagni te li fa vedere qua sotto e questa è l'impostazione del bot che è automatica. Questi sono sistemi automatici. Avremo poi una mail, che questa è la mia mail, dove si può accedere e ricevere tutto del mondo cripto, potete farlo sulle vostre, io ho scelto una Proton Mail perché sono mail anonime. Dopodiché abbiamo i social che sono importantissimi.
social come Twitter, dove c'è l'intero mondo cripto e vi conviene avere, e social come Telegram, dove ad esempio ci sono gruppi come questo, vedete in questo momento questo ragazzo, che è un mostro, pubblica grafici, grafico giornaliero Bitcoin, Bitcoin è supportato da un ottimo 10.150, che è un valore alto di acquisto, e spiega bene, no? Sarebbe ritracciamento Fibonacci, ma lui è un trader, a noi interessa poco, ci interessa leggere che cosa lui ha fatto, il lavoro è il suo, e andiamo a vedere che ci dice che cosa Bitcoin potrebbe fare, quindi la barriera iniziale per il prossimo breakout, dopo la piccola correzione, arriva a 10.500, ok? Una volta che Bitcoin sarà sopra i 10.500, ci sarà di fatto un forte rialzo con il prossimo budget a 11.000 e così via, è una storia che si ripete, questo è il mondo di Bitcoin, e Carlo è un bravissimo ragazzo che ci racconta queste cose. Ci sono un sacco di chat, come vedete ce n'è veramente tantissime proprio. Basta infilarsi dentro e seguirle. Qui sono ragazzi che usano il bot e parlano di questo bot, di come si guadagna, ma vi spiegherò tutto più avanti. Utilizzate sempre il traduttore, perché? Perché la maggior parte dei siti, delle persone, degli amministratori è tutto in inglese, quindi o usate Google Translate, come faccio io, e traduco di volta in volta la pagina, oppure semplicemente qua copio e incollo, vado nella chat inglese, esempio. Vado nella chat del bot in inglese, qua sono tutti in inglese, ok? Io devo sapere cosa ha detto Marshall, adesso vabbè questo qua me l'ha messo così, però andiamo a vederlo in originale, questa qua è la chat del bot, come vedete scrivono in inglese, allora io non so che cosa ha detto, vado, tasto destro, copia, apro, qualche amministratore qui dimmi per favore, oppure faccio copia, vado sul bot, sul traduttore, in inglese, incolla, ed ecco che mi arriva qua e mi leggo le cose. È uno sbattimento, ragazzi, mettete il traduttore automatico da qua sopra e lui traduce questa pagina, chi traduce la pagina, e leggerete sempre tutto direttamente in italiano, ok? E questo vi serve, ve lo do come consiglio. Poi arriviamo al traduttore ed arriviamo qua. Scam Advisor. Il mondo delle cripto è pieno di truffe? Sì, è pieno di truffe. Essendo che vi sembrerà tutto troppo bello e troppo facile e cliccherete per errore su un sacco di pubblicità, spot e verrete contattati da un sacco di persone, mettete qua dentro, qua, cliccate qua dentro il nome del vostro sito, ok? Adesso non lo so, io vado a caso e ne provo uno, ma Westland Storage, ad esempio, westlandstorage.co, gli chiedo a lui se è una truffa oppure no, lui, nel frattempo che internet va, perché io ce l'ho, il sito è nuovo senza molte recensioni, ok, e ci dice che ha un 64% di fiducia, ok, non è molto, io vorrei un 100%, quindi andrei a vedermi chi sono, dove sono, cosa si trovano, e qua sotto c'è scritto tutto, no, come riconoscere una truffa, e sotto eventualmente ci sono le newsletter e i blog. In questo caso so che è una truffa questo sito, ve l'ho fatto vedere così a caso. Andate a cercarvi qua sopra, Scam Advisor, le truffe. Non è legge, è quello che dice lui. Io so che truffa, questo è 0%, lui lo dà 64%. Ok? E poi ancora di più andate su siti che pubblicizzano le truffe di Libra, le truffe su Bitcoin, le truffe su un sacco di cose, Plus Token, che ha rubato 100 milioni in Ethereum. Cioè è pieno di siti che raccontano delle truffe. Ma fidatevi tanto di siti come Scam Advisor che vi dicono che sono truffe. Poi WhatsApp per ricevere i link di affiliazione che troverete anche sotto i miei video e un po' di musica che non fa mai male alla società. Allora ragazzi, per adesso vi ho già tediato abbastanza e concludiamo qua questa cosa. Io vi racconterò la mia vita più avanti e vi racconterò come fare soldi nel mondo cripto. Vi pubblicherò link, vi darò soluzioni solo che funzionano. Se avete voglia di seguirmi mettete il mi piace ai miei link e il prossimo video vi racconterò come diventare milionari. Perché si può, qualcuno lo ha fatto comprando Bitcoin nel 2013, a 110 euro, comprandone 1000 mettendoci 100.000 euro ed è stato un pazzo, oggi c'è circa 15 milioni di euro nei suoi portafogli grazie alla diversificazione. È tutto con 100.000 euro. Non vi dico che sono io, ma magari sono io, però sappiate che è così, la storia racconta. Seguite i ragazzi degli Orsetti del gruppo Crypto su Telegram, che oggi hanno cambiato il nome in Torelli perché il mercato è toro, e quindi seguiteli. E ragazzi, sì, dai, piano piano vi racconterò tutto, come uscire dal mondo normale delle banche, entrare nel mondo cripto e fare soldi.
anche soldi veramente facili, tipo diciamo vivere su un'isola fantastica se è il sogno vostro per tutto il resto della vita, magari con una rendita di 3, 4, 5 mila euro al mese per chi ne vuole pochi, o una rendita di qualche centinaio di migliaia di euro al mese per chi ne vuole tanti. Ragazzi, seguitemi, mettetemi i like ai miei video, e il prossimo è Binance, tutto su Binance, e più avanti andremo ai bot trading per come guadagnare soldi in modo automatico. Un saluto dal vostro Mr. Crypto e alla prossima, amici. Ciao ciao!